Alzo volume, anzi metto volume. Ciao, come stai? Curioso vederti fare sì, ma io guarda, è una prova perché io devo giocare a God of War, ma mi è morto il salvataggio, perciò devo rifare da zero. Ok, nuova partita. Nuova partita. Facciamo, volevo fare una squadra di bruciati del calcio. Sì, io sto leggendo delle cose assurde, ma non so neanche cosa sto leggendo, quello è il punto. Non... Ah, c'è la foto, mi ha passato la foto. È un computer, un computer. È un computerino, aspetta, apri l'originale, mannaggia. Mi lagga tutto, mannaggia, mi lagga tutto se faccio questa cosa. La banda, Terrible West, Divino Johnny e Vampeta. Ok. Facciamo la banda, facciamo due cose, facciamo entrambe le richieste. La banda dei calciatori assurdi, per cui il mitico Taribo che... Ciao Willy! Ciao Nagatomo! Nagatomo, io lo adoro Nagatomo, guarda. Ovviamente, chi è che non adora Nagatomo, ragazzi? Eh? Chi è che ride? Ho sentito ridere! Porco cane! Ragazzi, qualcuno si è messo a ridere! Che cavolo è? Che cavolo è che mi ride? Avete sentito ridere? Vuoi personare la mia storia? No, grazie, voglio crearmeli da zero. Ciao, mi chiamo. Nome, allora. Sì, faccio entrambe le sformazioni, però io non so la prossima, non darmi permesso. Non è il mio reader comunque, ragazzi. Ah, faccio prevedere la foto di sta cosa che mi hanno chiesto, toh. Questa qua, visto? Bello, sto computer, cavolo, bellissimo. Sente ridere, io sentivo ridere. Anche lui ha sentito ridere, ve l'ho detto io che c'è qualcuno che ride, non sono pazzo. Ok, andiamo, andiamo, dai, andiamo, andiamo. Siamo, lo chiamiamo, allora, partiamo dal genio assoluto. Vampeta, il cognome, non lo so. Vampeta, 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 Fifoni, Vampeta Fifoni, toh. Sono gente che gioca, invece di giocare a FIFA hanno giocato a FIFO, purtroppo, sti qua, gli è andata male, hanno giocato a FIFO, sti sfigati. Ok, vediamo un po', vabbè, abbiamo creato Vampeta, adesso dobbiamo crearlo un po' bene, perché ovviamente... Non so, giovane adulto, ma vai, è adulto, adulto. No, ma in realtà è bello farli giovani adulti, perché così sono all'inizio della carriera, Può essere. può diventare un grande giocatore dell'Inter, può diventare un grande giocatore dell'Inter. Manship Voce Calcio. calda, voce calda, non me ne frega nulla, voce calda, non so che voce abbia Vampeta. Non mi va. Non frega nulla. Scegli un'aspirazione. Beh, lui ovviamente, ragazzi, Vampeta è la devianza. È la de no, Vampeta, beh, dai, si sa, Vampeta è la devianza. Vuole avere dei nemici da un criminale. Pensa sempre agli scherzi e alla confusione. Non lo so. Vampeta, che cavolo è il sogno di Vampeta, ragazzi? Ma lo so che quale giovane. Vabbè, magari a lui piace. Piace la ricchezza, ecco, piace la ricchezza. Bravi, ragazzi, abbiamo capito che lui piace favolosamente ricco. Favolosamente ricco sto Vampeta, ok. Vediamo, scegli i tratti. Ok, tratti. Vabbè, ovviamente è atletico, è attivo perché ragazzi deve fare sport, altrimenti rompe le scatole, Quenfa, sennò. Ma che cavolo vuole da me sto sfigato? Attimino. Ambizioso, ma no. Ama l'aria aperta, addirittura. No, no. Facciamolo. Amicone, Vampeta, amico di Ronaldo, quindi ragazzi. Ho sbagliato, ho cancellato il primo tratto, attenzione, l'ho fatto attivo, ok. Terzo tratto, ok. Facciamo magari che è un... odia i bambini. Odia i bambini, ragazzi, boh. Vampeta odia i bambini, perché ha fatto piangere tanti piccoli interisti come Kla, Quindi ragazzi, ha fatto piangere tanti interisti come Kla, quindi è ovvio che odia i bambini, assolutamente, ragazzi. È la devianza. A quale giovane? Ok. Sì, è camminata, beh, Vampeta. Ovviamente cammina amando i soldi. Ce ne sono di un po' più decenti, Vampeta, beh, dai, Vampeta era chiaramente così quando andava in campo, Vampeta, no? Fanno piangere le casse nostre, sì. Oh, adesso, buon, è tempo di cambiargli. Dobbiamo renderlo un po' più simile. Non aspettatevi un tutorial proprio decente, ma tipo, non so, un corpo un pochettino più. No, questo qui è Ronaldo, questo qua. Ecco, Vampeta, boh, va bene così. Poi, com'è il colore della pelle, ragazzi? Vampeta era un po' più... No, blu no. Era... brasiliano, beh, così, dai. Va bene così, va bene così. Fallo palestrato, va bene. Cavolo, se era così palestrato... ma fighissimo così, cavolo, così. Meglio di me, dai. Tatuaggi, boh, tatuaggi. Chi lo sa, magari aveva il tatuaggio di Randy Orton, sta cosa qua.
Clive Van Peta, no, blu no, infatti. Clive Van Peta, cavolo, ma Clive per il realismo. Adesso ovviamente la faccia Van Peta, beh, era un bellissimo uomo Van Peta, quindi facciamogli i capelli da Van Peta. Ma quale palestrante sto fettoso. Ecco, l'attivino che ho la foto davanti, non posso mostrarla che poi mi dicono che io copio la gente vera, ma io non copio la gente vera, ragazzi. Capelli corti. Ok, capelli corti, no, così no. Questo qui, vabbè, dai, un po' più corti. Così, così, dai. Guardate, che bello, Van Peta, che bello sopracciglione, col sorriso smagliante. Sì, aveva anche un pizzico di pelo qua. Aspetta, barbe, pizzetti, un po' di pizzetto, vero? Vabbè, questo qua, boh, era così, era così. Guardate che bello, mannaggia, ragazzi. Dobbiamo fargli la faccia un po' le orecchie, però le orecchie sono diverse, le orecchie ce l'aveva molto più, ecco, così, ce l'aveva così, ve lo ricordate? No, Vampeta, aveva le orecchie così, sembra già che c'è. Ciao Kevin, ciao Enrico, ciao Evol Bushido Enricone, ragazzi abbiamo fatto, era così, no? Vabbè, un po' di più, ve lo ricordate? No, era così Vampeta, no? C'aveva le orecchie, no, un po' meno, però poi devo allargargliele. Ah, so come si fa, aspettate. Era così, ecco, era così. Vampeta aveva queste orecchie bellissime. Guardate le foto, non sto scherzando. Sì. E poi ovviamente aveva questa bocca tutta larga, aveva la bocca larga, famoso per la sua bocca larga. Vedete? Abbiamo messo uno smile sulla sua faccia. Anche così. Ok, era ok, perfetto. Questo qui è. E Vampeta per voi. Ciao, che affettuosi, ragazzi. Grazie, Ele. Ricambio con un. Ho creato il comando ramen, ma non ho ancora creato bene. Devo migliorarlo, devo migliorarlo. In realtà ti creo un piatto di ramen. Grazie, grazie. E boh, vabbè, allora non era così muscoloso. Come devo farlo io? Muscoloso no, perché se questo. Altrimenti finiamo fra 30 anni se non ve lo finiamo oggi. Beh, la maglietta, boh. Mettiamo una bella t-shirt dell'Inter. Ci sarà una t-shirt dell'Inter, sì. Più o meno questa, vabbè. Eccolo qua. Più interista di così non si può, boh. Ragazzi, quanto a cavolo è interista sto giocatore. Un attimo, che mi sono dimenticato di mettere le portate. Fallo in. Fallo in canottiera. Ma sì, ma non c'è la canottiera dell'Inter, vediamo. Polo? Ma che polo? Non è mica un. Gilet. Felpe, bottone, canotte, to. Canotte ne abbiamo. Abbiamo una canotta, non abbiamo una canotta dell'Inter. Abbiamo questa qua, accontentatevi. Oh, pantaloni. Ok. In costume, no, no, ragazzi, che poi mi vanno da Twitch. Non si possono fare cose in costume, ovviamente, su Twitch. Mi raccomando, pantaloncini da sportivo. No, abbiamo anche l'Inter, ma no. Costume da bagno, non me ne frega niente, costume da bagno, mettersi quello che vuole, quello che gli pare gli piace. Pantaloni corti, ecco qua. Oh, guardate. Eccolo qua, blu-nero, ragazzi. È interistissimo, ragazzi. Questo è il nuovo talento calcistico, è fantastico. Vampeta Fifoni, è un grande. E ora creiamo il divino Jonathan. Adesso cerco il divino Jonathan. Com'era il suo vero nome di Jonathan, però? Divino Jonathan. Buffa? Come buffa? Ah, Jonathan Cicero Moreira. Aggiungi un nuovo sim. No! Secondi, non è, non sei così. Non sei così. Aspetta, facciamolo bene. Inizia a somigliarci un po'. Prendiamolo così come base. Ciao, mi chiamo. Ti chiami Johnny di Nazareth, già. Esatto. Johnny di Nazareth. Ecco qua, bellissimo. Johnny di Nazareth, fantastico. Più divino di così non si può. Guardate. Sì, lo faccio grosso, ma no, ma guarda che ragazzi, era più in forma di Vampeta, voi state scherzate. Anche lui giovane adulto, ovviamente.
modifica le relazioni. Allora, con Vampeta è fratello di Vampeta. No, che marito, col cavolo. Fratello di Vampeta, ok. E ha la voce cinque... Ha questa bellissima voce... O meno. No. Ma perché c'è la voce femminile? Oh, mamma mia, me l'ha fatto... Può usare il gambiette in piedi. Sì, è maschio. Può ingravidare altri. Preferenza maschile, promotore maschile. Ma perché gli dai la voce da femmina? Oh, ok. Mi sento meglio adesso. Cammina, come cammina Giulino Johnny. Cammina così, perché gli piacciono i soldi. Aspirazione. Lui, vabbè, dai. Lui ovviamente è un atleta eccezionale. Divino, divino, divino. Vuole diventare culturista, ragazzi. Questo è sempre palestra la mattina e sera. E ovviamente è attivo. Ovviamente attivo, perché si sa che è uno attivo. È ambizioso, è ambizioso. Ma non lo so, sarà anche ambizioso, dai. Penso di sì. No, mi ha rimosso il tratto. Dannazione, mi ha rimosso il tratto. Ok, poi vediamo. Amante della famiglia. Ok, era attivo. Aspirazione quella giù del Nirvana. Fallo grasso. Ma c'è quello buddista, buon sicuro, beh, ovviamente non c'è autogolista, no. Non c'è autogolista, uno che si fa autogol, no. Instabile, ragazzi, io ho fatto mio padre instabile, era una roba assurda nel gioco, una roba assurda. Ordinato, beh, ovviamente, mi piacerà pulire la porta, ovviamente, pulire la porta, ok. Adesso dobbiamo renderlo un pochettino più simile, no. Tipo di corpo, colore della pelle, allora, abbiamo detto anche lui, questo qui è un po' meno, dai, che lui è un pochettino più scuretto, allora. Eccolo qua, qual è un buon colore per un brasiliano, questo qua, così dai, la gang brasiliana, esatto, tatuaggi non ne facciamo. Tipi di look, a me sta bene anche così. No, la faccia, ragazzi, i capelli. No, i capelli sono devastati, dai. Attenzione, me lo sto guardando bene. Eccolo qua, un pochettino più rotondo, però. Capelli, buono, praticamente... Praticamente è rasato come mia sorella, guarda. Non ho neanche una sorella, ma... Ok, così. Che bello che è. Baffi, via, 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 via. Non ha baffi, non ha nulla. Non sa neanche cosa sono i baffi, questo. Andate. Come faccio a togliergli i baffi? Non posso togliergli i baffi. C'è un modo per togliere i baffi, mannaggia. Vabbè, facciamolo baffone. Fai un ride. Come faccio a farti un ride? Sono ho appena iniziato, Bootsbank. Come faccio a farti un ride? Mi faccio un saluto se vuoi. Ciao, Bootsbank. Benvenuto sul canale. Ok, non è nulla verissimo. Non è manco un giocatore. Ma cavolo, non, ma è possibile che non riesco a togliere i baffi? Oh, il mio personaggio è riuscito a farlo senza baffi. E poi, boh, visto che è un po' così, mettiamo gli occhiali perché deve vedere meglio la porta. Deve vedere meglio la porta, no? Ugualissimo, ragazzi, ci assomiglia. È proprio lui. Boh, benissimo. E abbiamo per finire il terzo della triade. E questo, ragazzi, è forte. Questo qua, ragazzi, è una leggenda. Perché noi andiamo a creare... No, 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 no. Tu sei maschio. Ho detto maschio. Mannaggia, non ce la faccio. Allora, facciamo così. Tu sei maschio, ok. Eccolo, ora è più bello. Oh. Maschile, ingravidare gli altri, sì. Usare il gabinetto in piedi. No, no, non lo so usare il gabinetto in piedi, ragazzi. Non lo so usare. Che vi devo dire? Succedono persone che non sono capaci di usare il gabinetto. Ecco, arriviamo alla persona più normale del trio. Ciao, mi chiamo. Allora, questo qui si chiama... Taribo. No, Rizzo! Che è Rizzo? Perché è Rizzo? Non si chiama Rizzo. Fifoni. Taribo Fifoni, eccolo qua. Guarda che bello, Taribo Fifoni. Jack, ti sei perso la chat. Cosa non ho letto? Questo è Nagatomo, Johnny Fallo Grasso.
sono della gang brasiliana, aspirazione per raggiungere Nirvana, cioè mi fai un ride, eccolo, mamma mia, Jesse Passaggio. No, non sono passo niente, non ha nulla verissimo, non è neanche un giocatore, ok, questo qui sì però. Allora, Taribo è anche lui atletico, culturista, ovviamente, so che adesso non ci somiglia ancora, e lo facciamo, vabbè dai, lui è un rubagol, è un cleptomane rubagol, dai. È un genio, no, è un creativo lui, un creativo. È un genio, un creativo. Però devo metterlo anche. Oh, gli sacrifico il cleptomane e gli faccio attivo, perché altrimenti non vogliono giocare a calcio, sti qua. Ma quando faccio un ride? Lo faccio alla fine il ride? Come faccio a farlo adesso? Mannaggia. Potessi farlo, lo farei, Cavolo. Ho appena fatto il ride, lo faccio. Sì, mi ricordo, sì, ma come faccio a farti un ride se non sei online? Devi essere in live per farti un ride, Batsbang. Come faccio a farlo? Se non sei in live, non posso mica farti un ride. Lo faccio a vuoto e mi dice, l'hai fatto vuoto, mi è successo, Ho letto. Ma se non sta stramettendo, perché gli faccio un ride a uno che non... Ti ho mandato una cosa su Telegram, ok. Ok, grazie, Angolo. Anche perché oggi devo raidare quello della commissione che fa le cose dei... Vabbè, lascia stare, non mi viene in mente, che ti devo dire. Ok, attivo. Mannaggia, non lo trovo. Comunque, ragazzi, mi sono distratto. Estroverso, buon, dai, questo qui è un figone, nel senso, Taribo Fifoni, ragazzi. Adesso lo facciamo bene, perché non ci assomiglia. C'ha di Taribo, c'ha nulla, praticamente. Ovviamente lui è la muscolatura fatta a persona. Eccolo qua. Aspetta, Questo è Taribo, sì, è Taribo. Non ci assomiglia? Magari un po' meno palestrato, dai. Così, dai. Taribo. Devo cambiargli la faccia, lo so, non ho ancora fatto la faccia, ragazzi, Io voglio eliminare sti cavolo di baffi, che io non li sopporto, sti baffi. La bocca. Ok. Viso. I denti ce li ha. Sì, i denti ce li ha, dai. Il colore della pelle. Easy. Eccolo, così più. No, mi ha cambiato il colore della pelle, ma no. Uffa. La gallina ha droppato l'oro, il cugino fake. C'ho una foto davanti di Taribo. Adesso gli facciamo i bei capelloni, ragazzi. Che capelli. Oh, mamma mia, cos'è sta cosa? Conciatura. Ah. Perché vuole dirmi che sono capelli solo maschili? Eccolo qua, facciamo un bel taribone, ragazzi. Taribo. Com'era Taribo? Non c'è un capelli alla Taribo, sappiatelo, Lunghi. Facciamo l'inedito. Eccolo qua, va Taribone. Con le treccine. Non ci sono. C'è qua, c'è la cresta, ma è solo verde, purtroppo. No, non con queste treccine. Quale è questo? Ma dai, con la cresta, ma la cresta è verde, bruttissima. Ah, in base... facciamolo così, dai. Più assomiglia di più, dai. Ma vogliamo la cresta, ok. Se volete la cresta, c'è backseating ammesso, quindi ragazzi... Io devo risolvere questo problema dei baffi. Io non lo voglio quei baffi, Taribo. Taribo non aveva i baffi. Taribo, ragazzi, non è... Sì, a volte ce l'aveva, i baffi, ma non so. Di solito no. Ma come cavolo si fa a eliminare i baffi? Vabbè, facciamo così. Un nemico di cani guerriero.
Questo qua dobbiamo farlo vestire bene, però, perché parti superiori. Facciamo un completo. Questo qua, ovviamente, lui quando va in giro, si veste, ecco, la tutina, bello, bello. No! Copriti! Non dice quello che è sta, mai visto. Vabbè, ma è Terrible West, aspetta. Niente, possiamo fargli. Ma dai, c'è il soprabito! Vabbè, dai, ragazzi, io lo stimo tantissimo, quindi, ragazzi, per me ci può stare vestito bene. No, lo so, ragazzi, stiamo rischiando. Ah, devo mettergli la relazione, altrimenti mi rompe le scatole e mi dice, ma che cos'ha lui con gli altri? Dov'è? Personalità? Ecco, è da qua. Modifica le relazioni. È fratello di Vampeta e indovina un po' fratello anche di Johnny, anche se ha un altro cognome. Oh, a posto, ragazzi, abbiamo finiti, Fifoni. Ecco qua. Guardate che belli che sono. Io non sei più che cult, ti credo. Sono fatti di particelle di luce. Ecco la Lega Brigata. Ragazzi, che emozione. New Crest è vuota, è una tuffa. Dove volete mandarli? Willow Creek di base o Oasis Spring? Io conosco bene Willow Creek. Oasis Spring non la conosco. Vada per la Creek. Ecco qua, dobbiamo dargli una casa. Per il momento facciamo una casa già fatta, Altrimenti io... Vabbè, facciamo così. Creek Cabana. Buono. Ammobiliato. Mi rimangono ancora dei soldi, dai. Uguale. Consegui il livello dei BBR, okay. Col Cabana. Ma che televisore, non ce l'hanno i soldi questi, non sa neanche... Cioè, allora, c'è un letto matrimoniale, due fratelli non dormono nel letto matrimoniale, quindi io devo sacrificare il letto matrimoniale e venderlo. È un gran problema, ragazzi, Il letto matrimoniale, due fratelli non dormono nel letto, è una cosa assurda. Bisogna vendere il letto, quindi facciamo. Te la costruisci. Prendiamo sto cavolo di letto e lo vendiamo. Perciò andiamo a prendere un letto. Non matrimoniale. Ovviamente prendiamo letti per gente povera perché... Allora, quello blu-nero va bene. Qua. Poi prendiamo un altro letto sgangherato, possiamo prendere l'eminenza, sollievo dal disagio, no, troppo buono, letto sogno adolescenziale, letto sonnolenza, ecco questo qua, che brutti che sono. No, non si può più fare sta cosa, l'han tolta Enrico, l'han tolta nel 4, sta cosa della piccina. Arrivo compagno il computer io a sti sfigati, devo compagno il computer, ragazzi. Perché altrimenti come fai a trovare un lavoro senza il computer, scusa. Allora facciamo scrivania. Scrittorio laccato bene, proprio il peggior scrittorio che c'è. Ecco fatto, ragazzi, poi il computer. Ovviamente il computer prenderemo una cosa degna di loro, per computer. Compatto. Un bel IBM 286. Sì, va bene, la sposto la webcam, ok, grazie. Mi è morta la webcam, è andata di qua. Ma perché i furti lo cercano tramite web? Esatto.
guardate che bello, devo ancora mettergli una sedia, perché si va. Guardatevi che sono poveri, devono sopravvivere e pagare le bollette. Mai giocato? Allora, Time Simulator o Two Points Hospital? Two Points Hospital ce l'ho io su PC. Ce l'ho. Oh, rimettiamo io come la mia sedia, più o meno così, è un po' più bella la mia. Oh, non gli ho comprato il computer! Che fine ha fatto il computer, ragazzi? Non gliel'ho comprato. Ma che fine ha fatto il computer? Posto. Mancheranno altre cose, mancheranno altre cose, però andiamo avanti. Ti cerco il nome. Two Points Hospital, Enrico, ce l'ho. Però non è su. Ce l'ho su PC, ce l'ho su GOG. Allora, infatti, vado avanti, ok, iniziamo. Ragazzi, inizia la carriera, assegniamo i letti. Allora, a Taribo gli assegniamo il letto più bello. A Johnny gli assegniamo questo qua. E a Vampeta gli assegniamo questo. Ragazzi, che bello. Prendi Taribo in giro, parla con la gente. Ok, va bene. Devo anche trovargli un lavoro a sta povera gente, comunque. Con Taribo. Facciamo una cosa saggia. Fermo. Fermo. Ok. Ci vedete voi quindi, sì. Bevi succo energia. Vai a fare jogging, ok. Così vai in giro in mezzo alla gente. E nel frattempo, Vampeta deve prendersi, trovarsi un lavoro. E nel frattempo, come si chiama questo? Vampeta trova il lavoro. Ecco qua. Carriera. Ragazzi, la cosa bella è che questi cercano un lavoro. Perfetto. Poi abbiamo Johnny che sta facendo il cresinista. Johnny invece prepara da cucinare, perché la sua unica capacità è preparare un'insalata giardiniera per formato famiglia, così prepara da mangiare per tutti. Ma andare a dimenticare per strada, eh? Non sarebbe una cattiva idea. Ecco, la gente, la carriera, io dicevo che almeno lui lo facciamo diventare calciatore, no? Guardate quanti ce ne sono, ragazzi. Influencer di stili, freelance. Atleta, guarda che figata, atleta. Atleta professionista e culturista, ecco qua. Mandiamolo a fare l'atleta. Stiamo assumendo un portatore d'acqua. Ah, quello della ferrovia non ce l'ho presente. Ok. Eccolo qua, il buon Johnny, il divino. Guarda come ci assomiglia, eh. Come ci assomiglia, Johnny il divino. Oh, si è già tagliato le dita, si è tagliato. Oh, dov'è Taribo? Taribo è qua in giro con la gente. Ecco qua, andiamo a parlare con sta bella ragazzona, Elisa Mancake. Presentazione divertente. Dice, ragazza mia. Ecco qua. Andiamo. Ragazzi si rimorchia l'Elisa Pancake. Yimsha Zhazuk. Oh, papà. No, è partita malissimo. L'ha rifiutato. Railway Empire, devo guardare. Ah, allora ce l'ho su. Ora se le dico, chiedi di passare del tempo insieme, dai. Lizardman Cake. Guarda che bei capelloni che ho io. Sono Taribo, so. Io sono Taribo. Dai. Impara a conoscere, dai. No, ma che vuole sto palestrato qua? Ma che vuole da me, Don Lotario? Don Lotario è il donnaiolo, Don Lotario. Ci sono, sto facendo molte cose. Eleonora, come faccio a conquistare il cuore di una ragazza appena conosciuta col buon Taribo? Sì, Don Lotario è il classico, è leggenda di The Sims. Ha 1000 fidanzate. No, se n'è andato! Adesso dobbiamo parlare con Don Lotario. Don Lotario, ma che cavolo? Non volevo parlare con te. Andiamo a vedere il buon Johnny che ha fatto da mangiare. Eccolo qua. Prendi una porzione. Ok. Taribo, ti visito carisma. Eccolo qua. Guarda che triste davanti al computer. Non posso, ragazzi, sono su Twitch. Non posso, non posso. Dai, facciamogli fare una cosa degna del mitico Vampetona. Osserva piante di funghi, ragazzi. Andiamo a vedere come è fatta una pianta di funghi, no? Vedi là, Taribo. Taribo, posso farlo con Taribo sta cosa? Azioni. Eccolo qua. Sta parlando con questo. Vediamo cosa succede. Era una giornata tranquilla, ma all'improvviso. Il quartiere ti dà il benvenuto. Olè, sorpresa! Ok, il quartiere mi dà il benvenuto.
Danno il benvenuto a Johnny il divino Johnny. Wow. Ma questi sono buoni. Questo qui sarà giovanissimo comunque. Invita i vicini a entrare. Si mangeranno le mie cose. Come sono giovani. No, non... è troppo giovane per me questo. È troppo giovane. Ma chi è sta panca bestia, ragazzi? Chi è? Valentina Rossi. Valentina Rossi. È Valentina Rossi in versione maschile, in femminile. Ma non ci credo, non ci credo. Oh, vediamo il buon Vampeta che è andato a vedersi la pianta di funghi. E ora facciamo amicizia con la Valentina Rossi. Presentazione amichevole. Io chiamo anche il buon Taribo. Che è ancora qua. Esatto, un tampo. Incontra la gente, vedi. Sta parlando con Camilla Nezzi, ragazzi. Eccoci qua. Che belle amicizie in questa casa grossa. Vedete, la casa è così praticamente. Vedete com'è sta casa? Non è messa bene. È piccolina, non c'è molto da fare in questa casa. Però adesso abbiamo Vampeta che ha trovato lavoro come portatore d'acqua. Vedete, stai consegnando del nutrimento liquido alle stelle sportive più importanti del mondo, ragazzi. Porta l'acqua ai Cardi. Vampeta deve muoversi velocemente per la canna da sete. Se fallisce lui, fallisce anche la squadra, ragazzi, che roba. Importantissimo. Allenati, deve allenarsi. Qui dobbiamo comprare la palestra. Ragazzi, dobbiamo comprare la palestra. Dobbiamo comprare tutti gli attrezzi da palestra. Altrimenti come fanno? Criccabana, le chiamiamo il nome. La chiamiamo Favelas Calciatori. Ecco qua, un po' più adatto. Favelas Calciatori, ci sta. Allora, compro oggetti. A me interessa le attività fisiche tipo questa. Hobby attività. Dov'è la palestra? Ecco qua. Partiamo dal tapirulant lo facciamo giallo perché è brutto, ok. Me lo fa mettere qua, ok, qua. Poi prendiamo la macchina allenamento forma putente, che costa, ragazzi, sembra... costa tantissimo. Mettiamo qua, poi. Ancora il sacco da pugilato, perché io sono pugile, ok. Questo per gli amanti di Rocky. Non c'è neanche spazio qua. Mettiamo qua, allora, facciamo così. Se chi vuole, boom. Poi vabbè, ovviamente, ragazzi, dobbiamo dargli anche una TV a sti sfigati. La TV io in sto posto... Ah, c'è già la TV, boh. Cosa volete di più? Così se di lui fotografo. Come fuori, se di lui vengo folgorato. Sì, certo. Mi sembra giusto. Male che vada, sono gli attrezzi del mestiere. Okay. Che poi fra l'altro abbiamo delle cose gratis se non sbaglio nell'inventario. Mostra tutto. No, non abbiamo niente. Porco cane, non abbiamo niente. Vabbè, si arrangiano con quel poco che gli ho dato. No, io volevo dargli qualcosa anche di creativo. Insomma, sti poveracci dovranno divertirsi un po', no? Torniamo su attività. Che volete? Che cosa volete di hobby attività? Abbiamo il microfono per aspiranti comedian, abbiamo la chitarra, abbiamo il pianoforte, no, abbiamo il coso per abbiamo come dire il cavalletto per fare pittori, cosa volete? Ci penserà l'assicurazione, qui nessuno è assicurato in questo gioco, se muori muori, è colpa tua. Userai la chitarra, ok. Sentiremo le grandi doti. E con Taribo giocare al PC, ok. Ma Taribo è fuori che sta chiacchierando, ok, facciamo. E qui ci mettiamo una bella chitarrata, ok. Perfetto. Ricordiamoci che Taribo è ancora senza lavoro, ragazzi. Taribo deve tornare in casa. Allora, facciamo così. Aspettate, Taribo. Ecco fatto, sono con Taribo, ma lo porto in casa a giocare col PC e lo faccio giocare a sì per sempre, ok.
Ma perché non c'è il gioco? Ah, non c'è il gioco di calcio perché è un PC troppo vecchio per giocare a FIFA, non lo regge. Sì, è nudo Ele, ma è censurato, tranquilla. Me l'ha chiesto Cla che vuole vederlo nudo. Terribile, ma sono cose che succedono. Ok, e qui c'è il nostro Johnny. Questo Johnny, che è un uomo triste, Johnny. Perciò lo mandiamo ad allenarsi. E mandiamo anche Vampeta. Il mitico Vampeta lo mandiamo a fare anche lui allenamento. E Taribo sta tornando a casa e si è portato dietro la ragazza carina. Chi è questa? Lancy Langra. Insomma, non fa del Cla fa le cose che farebbe nella vita reale, no? Tipo va in giro, si denuda, va in giro per Genova, no? Le solite cose che fa lui, no? Ah, devo salvarmi tanto, perché questo gioco è pericoloso. Le partite salvate. Ecco qua, Real Life, questa qui. La chiamo. La chiamo praticamente Cristiano Messi. Ok, chiamo Cristiano Messi, non ci possiamo confondere. Ah, io vado a dire a gente mettersi nudo, io non lo faccio. Inciti. Ma no, che non lo fa. Cla lo fa solo con persone specifiche, ci teniamo a dirlo. Tipo Giuliano Ferrara. O non sono donne o sono Gio Ferrara. Ma sapete che io lo vedo triste il divino Johnny e lo vedo immaginarsi, lo immagino a scavare nel vuoto dell'esistenza. Ecco, Taribo sta giocando, ma è ancora nudo sto qua, pazzesco. Ecco, sta giocando a The Sims 1, sta giocando. Che bel gioco, eh. Cerca un lavoro, dai. Anche lui, diciamo, cerca un lavoro. Poi abbiamo Vampeta che sta correndo ma non ce la fa, non ce la fa Vampeta, è devastato. Fra un po' lo vedremo morire praticamente. Per Ferrara non bastano tre webcam. Ma mica deve farlo in webcam, deve andare in giro per la città, deve andare. Abbiamo anche il lago di pesca, ragazzi, abbiamo una casa fortunata, si può anche pescare qua. Andiamo avanti. Ecco qua. Guardate che muscoloni che si fa Johnny, Ma Johnny ce l'ha un lavoro. Portatore d'acqua anche lui. Ma qual è Vampeta? Johnny anche, non ha una carriera, facciamo una carriera. Per farla non basta tre, anche lui deve fare la carriera. Però prima va a coltivare, vedete ragazzi. Ha trovato uno smeraldo, porco cane uno smeraldo. Che gli facciamo fare a Johnny? Volete anche lui atleta o avete in mente altro per lui? Ditemi voi. Sono talmente tanti lavori in sto gioco. Per non vedere tutti andare a fare lo stesso lavoro. Il barista, questi qui lasciateli perdere. I lavori così qui sono lavori che non si guadagna niente, ragazzi. Impiegato del fast food, lavoratore. Non si fa carriera con quelli. Aspetto il vostro parere, ragazzi. Aspetto il vostro parere. Cosa fa il divino Johnny? Cosa fa? Cosa fa? Atleta o cuoco? Ditemi voi, O stagista, così lo sfruttano tutti. Quello guarda, qualunque lavoro fai, parti da stagista devastato. Eh sì, ho fatto lo stagista anch'io, perciò ne so qualcosa. Abbiamo fatto entrambi lo stagista in brutti lavori, veramente. Enrico, ok, saranno. Oh, ditemi voi, dai, cosa volete fargli fare? Al momento, altrimenti facciamogli fare l'atleta anche lui, portatore d'acqua, vabbè. Se non mi dite nulla, io lo faccio fare portatore d'acqua. È tutto contento, deve allenarsi, sì. Oh, lui si allena come pugile, mannaggia, ragazzi. Ecco qua. Ragazzi, non trovo più. Eccolo qua, l'ho trovato, scusatemi. Però ho trovato uno smeraldo, vi rendete conto che ho trovato uno smeraldo? Criminale, criminale, potrebbe essere una carriera.
Però criminale è un po' difficile fare il criminale, devi fare le cose odiose agli altri, altrimenti è un disastro. È concentrato, terribile concentrato, ragazzi. Censuriamo un po'. Ecco, Taribo, vabbè, Taribo ovviamente fa l'atleta, perché Taribo sfonderà, ragazzi, sfonderà. Mandiamolo ad allenarsi anche Taribo. No, nel frattempo abbiamo il nostro vampetino che sta già flirtando con la nostra ragazza troppo giovane. Cioè non l'ha ancora salutata, è quello che gli ha parlato insieme. Vabbè, crescerà, dai, crescerà. E ci ha buttato il piatto a terra. Guardate Johnny, guardatelo che classe, ragazzi. Guardate che pugni, va. C'ha i pugni nelle mani, deve andarci a lavare. Mi dicono che puzza, mi dicono che Johnny puzza. Ciao, andiamo a farsi una doccia. Fa la doccia veloce, ok. Come sono messi questi? Fatto il 25%. Forse dovremmo andare, mi dicono, se ne vanno. Beh dai, non è stato un brutto inizio per loro. Blink, sì, Blink che andava a correre così, è vero, è vero. Era quella canzone All the Good Things, credo. La canzone dei Blink. Taribo non è allenato, Vampeta solo 50%. Su. Yenavi. Sta parlando con lo specchio, vabbè. Io devo impostare le opzioni però, attenzione. La cosa delle opzioni è veramente fastidiose, che mi mandano un sacco di messaggi. Modalità di gioco. Autonomia totale, giustamente, sì. Menu sociale, riempi le case vuote, ci sta. Mostra i capricci. Questo, ragazzi, è importantissimo. Durata della vita lunga. Normale, normale, è lunga, è normale. Sì. Ok. Ci sta, ci sta. È buono, ci sta. Perfetto, possiamo andare avanti. Così i ragazzi invecchiano tutti, non solo i nostri. Sì, ma io posso togliere sta schermata, mi sta rompendo un po', eh. Ok. Eccolo qua, come si allenano. Ragazzi, domani saranno calciatori professionisti, eh. Taribo, che fra l'altro non si è ancora rivestito, vabbè. Sto in pubblico. Questo è più o meno come alleno io. Così. Che figata. Che figata di allenamento, ragazzi. Dai, che si è quasi allenato. Anche lui puzza. Appena si finisce, vado a farlo lavare. 75, dai, allenati ancora un po', dai. Allenato, buon, benissimo. Mando subito. Comunque, vedete che ci sono delle aspirazioni? Fai la doccia. Okay. Mi dice, vediamo cosa vuole fare Taribo. Taribo mi dice che lui vuole allenarsi su una macchina d'allenamento. Taribo è fissato con l'allenamento, vedete. E lo rendiamo... Sì, invecchiano e muoiono poi, esattamente. Mi dice che ad esempio ha problemi perché doveva lavarsi. Questo qua invece ha problemi perché? Ah, la doccia di genere è disgustosa, è sporco, ha bisogno di lavarsi. No, ciao. Prima di lavarsi, bevi succo energetico, ok. Attenzione. Esercizio, fai degli addominali, guardate, eh. È sporco. Quando finisce questo lo facciamo lavare. Finirà di lavarsi prima o poi, eh. Vedete? Taribo si sta ancora allenando, eccolo qua. Grande Taribo, grande. Taribone. Eccolo qua, ci siamo, eh. Questi maschietti che si allenano. Ma sono tutti calciatori, io ho chiesto se volevate qualche carriera. Due bagni? E chi ce li ha i soldi? Devo pagare la bolletta qui nel gioco.
Potessi farlo, lo farei. Due bagni, non c'ho spazio in casa, non c'ho spazio in casa. Sì, potrei creare una stanza bagno, va bene, proviamoci. Facciamo un esperimento, ho paura però che non mi bastano i soldi, proviamo. Facciamo questo esperimento, ragazzi. Creiamo un secondo bagno, dai. Un bagno dentro il bagno. Costruisci... costruisci stanze. So che c'è un modo per costruire le stanze. Tipi di stanze, ecco qua. Ma porco cane. A me serve un bagno, ragazzi. Necessità essenziali, ecco qua, perfetto. Questo qua è un bagno, come tanti bagni. Bagno, no, ma di suo bagno, compra la stanza e vediamo se riusciamo a farla stare. Possiamo farla qua, magari un bagno qua. Però vedete che è una grana, sta tipo di casa qua è duro. Proviamo. Sì, l'abbiamo fatto il bagno, ok. Ce la siamo cavata, fammi vedere un attimo. Sì, ce la siamo cavata. C'è un secondo bagno qua, poveracci, se hanno bisogno fanno. Sono tornato, ma ce l'hai già? Sì, due bagni. La casa ha pareti, sì, Ele ce l'ha, ma sono brutte. Poi puoi metterci quadri, cose varie. Il problema è che lo faccio io così perché si vede meglio, altrimenti non vedo cosa fanno fuori, vedi? Ecco, il buon Jonathan può andare a lavarsi, ragazzi. Fa il bagno. Andiamo a farsi un bagno, sto poveraccio. Questo qua non finisce più di farsi sta doccia. 30 anni per farsi una doccia, veramente. Ma dove sono i tre? Sono qua, sono qua. Guarda Taribo che si è, ha finito adesso di allenarsi. Anche lui ha bisogno di farsi una doccia, mannaggia. Oh, si è andato il tag. Si è andato il tag. Anche lui si fa la sua doccia. E magari alla fine si veste pure. Ecco, adesso abbiamo il nostro coso che gli scappa da far pipì, ok. Dai, siete fratelli, usate sto cavolo di bagno, te se la fa addosso. No, perché è un disastro se ce la fanno addosso, non poteva farla. Appunto, ovviamente sì. Il giorno dopo, tornati dal lavoro, io ci ho già provato, c'è il night club, ragazzi, c'è il night club nel gioco, perciò. Ok, buon Johnny. Lo mandiamo dopo, ma li mandiamo a caccia di fidanzata. Hanno tutti bisogno di andare in bagno, Hanno due bagni e non li usano, ecco qua. Fate lo vampetone, vampetone che non ce la faceva più. Anche Johnny deve andare in bagno, ragazzi. Se vampeta si sbriga, magari. Si è scandalizzato, ha visto una cosa che non voleva vedere. Che clamoroso, si è scandalizzato, vedete? Imbarazzo. Guardate, è imbarazzatissimo, ragazzi. Guardate. Violazione della privacy, c'è una cosa da fare quando ti guardano che stai facendo. Vai, puoi fare. No, aspetta, puoi andare a nasconderti nel letto, però non in tutti i letti te lo permetto di farlo. Nasconditi, così non ti permette di nasconderti, ok. Guardate, ha quasi finito, Taribo, lo so. Hugh, grazie per l'abbraccio. Aspetta, io voglio farvi provare dei comandi nuovi. Ce n'ho uno così che lo chiamo Henshin. Ed è Jacklone Max, si trasforma in un eroe della giustizia. C'è il grrr. Provatelo il grrr, è un bellissimo grrr. Eccolo qua. E soprattutto io vi consiglio di fare Alex Magic. Alex Magic. Se volete provarli, ragazzi, basta solo che prendete punto esclamativo quelli. Ok, chi è che deve andare in bagno qua? Ah, questo qui sta male. Va bene, adesso li facciamo uscire, ragazzi. È tempo di andare a farci un bel viaggetto. Allora, viaggiamo. Facciamo solo Vampeta e Taribo. E andiamo. Perché hai visto che Johnny, poveraccio. Un attimo, c'è di meglio, c'è di meglio. Ti faccio vedere io come ci si frequenta. Taribo ti incontrerà là. Ecco, guarda. Siamo per viaggiare, guardate la velocità di caricamento della Play 4.
È un po' come un PC dual core, siamo messi bene. A che velocità, ragazzi? A che velocità? Ma com'è veloce la Play 4 a caricare? Li mandiamo al velluto blu, Blue Velvet, Velvet as the Sky, come diceva la canzone. Tutti al Blue Velvet, tutti al Blue Velvet. Ma parla solo con uno. Sì, una per ciascuno, dai. Per il momento va bene. Sono d'accordo. Noi siamo per la monogamia, Siamo per la monogamia. Esatto, sono più possibilità. Eccoci qua, siamo al Blue Velvet. Guardate che bel vestito. Guardate che bel... Allora, eccola qua, una bella per... Guardate che bellona si chiama Elena Valentina. Oh, se n'è andata, come? Ah no, ecco qua. Che è già amore, è già amore, è già flirtante questa. Altre scelte, facciamo scelte romantiche, battute di abbordaggio. Rar, è felice. Oh, questa qui è la famosissima, ragazzi, questa qui è la leggenda dei The Sims, Daniele Alberghini, ma è un'icona per Taribo, ragazzi. Taribo deve conoscere la Daniele Alberghini. No, si è addormentato. No, Taribo, svegliati. Mannaggia, si è addormentato nel nightclub. Gal Gadot. Dov'è la l'Albertini? Ragazzi, è una super leggenda questa. Questa è la donna delle donne. Cioè, è la donna più bella che hanno mai fatto nei The Sims. Perciò, andiamo a presentarci da Daniela, ragazzi. Mentre questo flirta con la bellissima... Elena Valentini. Ma puoi giocare anche online? No, purtroppo no, sarebbe bellissimo. Scotti gli interessi, dobbiamo conoscere com'è. Oh no, la situazione è diventata un po' tesa, non sta funzionando. Perché Vampeta non ha successo con Elena Valentini? Dromis? Laura Bay? Clarix and Noi? Facciamo così. Le ha urlato contro, così fanno amicizie. Scusa, guarda, le ha urlato contro per scusarsi, così va da lei, si scusa. Ecco che vanno a far pace. Dai che lo perdona, è la sua tattica, prima le urla contro e poi fa pace. Racconta una storia buffa. Boh, vediamo come va Taribone. Ecco, Taribo è stato scaricato dall'Alberghini, cioè. Adesso facciamo un complimento sincero. Dobbiamo farci amici all'Alberghini, Ricordiamoci che è una donna sposata. Non è l'invenzione brillante. Dai che va bene con l'Alberghini, Lo sapete che funzionerà. Chiedi della carriera. Fai balla, sì, balla. Faccio di meglio, se volete. Un attimo, esalta. Impara a conoscere, dobbiamo sapere tutti i suoi segreti. Vediamo un po'. È stato scaricato anche Vampeta, ragazzi. È andato a dormire, poveraccio. E questo qua, prendi cura di te. Ragazzi, è messo male Vampeta, dorme su una panchina. Esatto. Tanto. Qui è pieno di donne, però, pieno di donne. Anche Taribo, il problema è che c'ha sonno. E deve andare a dormire, che il giorno dopo c'ha... Deve andare a lavorare. Seneca Blindy. Racconta una barzelletta sui pinguini. Chi è che non le conosce nessuno?
Squamish never knew tree fight. Guardate come lagga, è una Play 4 sta laggando, eh. Non ce la fa a reggere The Sims, non ce la fa. Vabbè. Grande Terribone, ce la sta facendo. Se la sta facendo amica, eh. Guardate qua. Giovane adulta, coniuge di Amboni, agente segreto, amante della famiglia. Non c'è amicizia ancora. Ma io so come farla rendere amica, eh. Chiede della sua giornata. Che freddura ha battuto sui pinguini. Sì, è triste che freddura. Che freddura, esatto, ha battuto sui pinguini. Che freddura. Nel frattempo il nostro caro amato... Allora, io ve li lascio un attimo con lui. Gli faccio un po' di cose, gli faccio un po' di cose in... E faccio la pausa senza fare la pausa. Faccio una pausa senza fare la pausa. Faremo anche una bella battuta, storia buffa. Vedremo Taribo in azione mentre io vado a fare la pausa. Buon divertimento, ragazzi. Arrivo subito, eh. Kenaya. Me. Chad Strasa, Chema Pojos. You don't sub Legenzo. And Fabi Frenoy. Ivani Iskawan. Come sta andando, ragazzi? C'è su qualcosa? Si è buttato le braciere. No, non fatemi morire. Come è scricato? Come è fallita quella tizia? No, come non è finita. Sta parlando con un'altra. Non è finita, è giovane adulta. Adesso le faccio un complimento. Deve andare a casa, non ce la fa più, è stanco. Vampeta parla come un maschio, no? Nancy, ecco, impara a conoscere. Niente, non ce la fa. Un vampiro, vampiro, sì. È triste, ragazzi, è triste, deve andare a casa, non ce la fa più. Vanno tutti a casa. Ragazzi, è stata una serata amareggiante, non ha cuccato, eh. Stanno andando lontano, già che il miglior modo è per strada, sì, lo so. È vera sta cosa. Ma io, guarda, io ho il velluto blu, l'ho usato tante volte per trovare gente. E sinceramente l'alberghini, adesso abbiamo il suo numero di telefono. Possiamo invitarla a casa nostra, sai? Perciò, ragazzi, non è andata così male la serata. Non è andata così male. Sì, l'ho chiamato vampiro, vampeta. Vero, invita, un attimo. Adesso deve dormire e andare a lavorare. Devono lavorare, sti ragazzi, eh. Ecco. Quello là è ancora là che si allena.
Allora, qual è il letto di... Ma fa dormire nel letto invece di andare a dormire nel divano, mannaggia. Mannaggia la tua esistenza, ecco qua. Questo qui si è già riposato, è andato a dormire. Ha bisogno di mangiare o muore, ok. Ragazzi, deve mangiare. In realtà è stato il primo a mangiare, però non... ha ancora fame, ok. Poi questo qua è energico, vampeta, non ha sonno. Oh, se non ha sonno, chi sono io per dire? Devi dormire un po'. Ok. Ciao, uè Max, come va con i... Guarda, ho fatto Taribo, il mitico Taribo West. Non facciamo cognomi, come di sempre, perché mi denunciano. Taribo, Vampeta e Johnny, il divino Johnny, grandissimo Johnny. Ragazzi, sta andando bene, però ci scaricano perché sono ancora dei poveri sfigati. Ho provato a conquistare Daniela Alberghini, che è una gran donna, ma non l'ha degnato di uno sguardo. Devono allenarsi di più, devono essere più esili. Ho fatto tutta la carriera, sono tutti portatori d'acqua. Tutti portatori d'acqua, Vale. Fra l'altro faccio uno shout-out al buon Valerio, perché Valerio Cialtrone è la persona che ho iniziato a seguire su Twitch per primo, praticamente. Ma come mi dici? Ma come mai dici? Perché dovevo portare God of War e ho perso i salvataggi con la Play 4 morta dal Claude, ma dato un salvataggio indietro, e ho problemi a recuperare con God of War perché ogni volta che cambio il ponte del Bifrost si glitcha. Vai con Johnny a incontrare donne. Adesso devo andare a... Devo... Ah, con Johnny. Proviamo. Guardate che brava persona ordinata, meno male che ce l'ho ordinato in casa. Andiamo a incontrare donne. Ma a quest'ora sono le 5 del mattino. Chi cavolo incontro per strada io? Andiamo a raccogliere le campanule. Eccola, eccola, una donna. Esiste una donna, ragazzi. Abbiamo visto Catrina Caliente, che era anche là dentro, ma vabbè. Andiamo, andiamo. Abbiamo qualche speranza col divino Johnny, dai. Adesso che ci penso è andare anche a prendere l'acqua. Dove? Dove? Ah, devi uscire. Che sfida con God of War, lo so. Con God of War, Assassin's Creed, Persona 5, dannazione, Persona 5 che sono ancora al dungeon di... Vabbè. Lo spaceport, sai qual è? Il palazzo spaziale, non faccio spoiler. Sono tornato più indietro ancora di te. T'avevo superato e sono indietro. Parla di sport con questa, bravo, bravo. Discuti tecniche di fitness, cioè i muscolosi. Con la maglia del Barcellona di Luis Figo. Dici che è energica. Eh già. No, è energica vuol dire che sta facendo sport. Non vuol dire che lei. Esalta, esalta, benissimo. Esalta il calcio, dai. Guardate che bello il divino Johnny. Galenk, ha detto Galenk. Sì, c'è Galenk. Fai un'imitazione. Non vuole parlare con noi, ci ha scaricato. Guardate che faccia. Quanto è allegro sto ragazzo, quanto è allegro il divino Johnny. Comunque adesso fra un po' si va a lavorare, fra un po' si va a lavorare. Taribo che se la fa addosso, se non va in bagno. Ragazzi, ma c'è Vampeta che è in ottima forma fisica, ma c'ha sonno. Dai, mangia sta cosa, su, mangia, mangia. Andiamolo a dormire un po'. Ok. Ma Johnny cosa, che problemi ha nella vita, sinceramente? Fa il bagno con la schiuma, dai. Invita a casa l'Albertini. Ma lo faccio appena torno dal lavoro. Appena torno dal lavoro la invito. Vedi che sta dormendo Taribo. Non ha senso, non ha senso. No, Taribo non ha mangiato niente. Attenzione, devo tirarlo su. Devo tirarlo su e fargli mangiare qualcosa o succede un disastro. Sì, poi la invito. Infatti, appena finisco. Ecco qua. Guardate, The Sims è un gioco bello, l'hanno regalato col plus, perciò Valerio dovresti averlo anche te. Ecco qua, guardate che gioca con la schiuma, che schiumaiolo il Johnny, che giocherellone, che grande uomo che è il Johnny. Chi c'è qua? Chi c'è qua? Chi è sta donna? Elena Valentini, l'amica di Vampeta, Elena Valentini. Però lui sta dormendo. Era passato a trovarlo. Ecco, lo Taribone, dallo Taribone. Che bellezza. Ciao Jack, si vede che la... Ciao Ele, stammi bene, ci becchiamo più tardi, dai. A presto. Vai da quella là, sì.
Ma devo farli riposare. E sono d'accordo con te, ma devono andare a lavorare adesso. Guarda, Taribo che da solo, senza chiedergli niente, si è messo a fare esercizi. Che figata. Ce la fa un'altra doccia. Così gli passa il nervosismo. Comunque, abbiamo. Johnny sta bene. E Vampeta sta ancora dormendo. Devo svegliarlo adesso. Non sarà molto contento che lo sveglio, eh. Non sarà contento. Ok, andiamo a lavorare, tutti a lavorare, ragazzi, adesso si va a lavorare. Ecco, controlliamo che prendano tutti la macchina. Ciao, Taribone. Ok, si trovano al lavoro, benissimo. Andiamo a vedere come va il giornata lavorativa. Adesso, boom, skippa velocemente, guardate come va veloce, guardate il controller come va veloce. Ecco qua, sono tornati dal lavoro, no, non ancora. Taribo sta andando bene. Facciamo una cosa, Taribo, facciamo che si sta impegnando. Impegno, lavoro a sodo, perché Taribo, ragazzi, Johnny, ma un po' così, Johnny, se la socializza con i colleghi, un ciacerone. E Vampeta, normale. Ecco, sono tornati a casa, hanno guadagnato 136. Wow, che roba, ragazzi. Taribo è stanco, eh. Ma fra di loro non si conoscono, fra l'altro. Taribo mi sta morendo di stanchezza. Questo qua è disperato. Vampeta che vuole divertirsi, vuole andare a divertirsi. Vedi, bisogna divertimento, Vampeta. Quindi facciamo una cosa saggia. Vampeta lo mandiamo di nuovo. Ah, no. Non era Vampeta, era Johnny che bisogna divertirsi. Allora Johnny lo mandiamo a farsi un giro. Vai da quella là, sì. Deve dormire Taribo, mi dispiace ragazzi, deve dormire ancora un po'. Purtroppo cercate di capire che è ancora troppo stanco, eh? Primo giorno, sono appena arrivati, devono farsi una bella dormita. Il buon Vampeta invece, anche lui deve dormire. Tutta gente che deve dormire. Invece Johnny può andare a divertirsi, può fare quello che non ha fatto prima. Oh, attenzione, questa qui però è giovane, troppo giovane per lui. Questa qui è la figlia dell'Alberghini, questa qua. È troppo giovane per lui. Un po' non va bene, ragazzi, non va bene. La facciamo solo conoscere perché se conosce lei, magari conosce la madre. Non è una cattiva strategia. Ecco, discuti di idratazione. Poi facciamo qualche battutina. Qualcuno deve divertirsi un po', è disperato. Ok. Non va bene, non riesce a fare. Non fa ridere, non fa ridere quest'uomo. Non puoi provarci con una. È adolescente, non puoi. Se è adolescente, il giovane adulto non può, ragazzi. C'è il gap d'età. Ed è giusto così, è giusto così. Infatti, no, ha mollata perché deve andare a vedersi la TV. Che canale vediamo? Vediamo il canale comico. Il canale comico è bello, ragazzi. Così si diverte un po'. Vedete che sta calando la sua di il bisogno di divertimento. Si sta divertendo, ragazzi. Qui c'è uno spettacolo di Valerio Hero che sta facendo. Wey, ragazzi, wey. Eccolo qua. Ci vediamo allo spettacolo comico, ragazzi. Un attimino, vediamo un spettacolo comico. Viva pure, German. Movirse? E buona, guardi. Marduca chi? Sentiamo com'è. Un attimo, eh. Un secondo, ragazzi. Ride, sta ridendo. Lo so, c'è questa strana concezione nel laboratorio come persona.
Stavamo sentendo. Vabbè, comunque niente, stiamo vedendo. Ok, non ha funzionato il mio esperimento. Comunque, eccoci qua. Allora, buon, tutti dormono. Orgio sicuramente. Ok, eccola! Daniela! Arriva. Vedi? Tu chiedi e noi otteniamo. Perché veramente è andata così. Adesso lo svegliamo. E lo mandiamo da sta tizia che adesso viene a casa nostra. Eccola qua, ragazzi. Ragazzi, ci divertiamo adesso, eh. Ben Effie. Maver- ah. Arriva Tarimbo, ecco. Run Janky Hab. Ishana. Lemuia. Perché è triste lei? Finny Spino. È triste. Non si sa perché. Ma rallegriamo molto. Tua. Impara a conoscere. Il gioco ti insegna che le donne vanno ascoltate. Non puoi provarci se non conosci il cuore di una donna. La farai mai centro. Ecco, tratti buona, lei è buona. Ecco, lamentati della torta alla frutta, dai. Oh, parlano tutti e tre insieme. È arrivato anche il Johnny. No, romantico è troppo presto. Mi scarica se lo fai adesso. Perché ti dice che non c'è ancora nessuno. Qua è già sposata, lei. Ma Johnny, ragazzi. Adesso lo mando ad allenarsi, Johnny. Guarda. Okay. Canale però lo spegniamo. Altrimenti arriva una bolletta salata. Oh, se n'è andato Taribo? Ma cos'è andato a leggere Taribo? Ma quella Daniela. Un disastro. Taribo. Però è gentile perché ci pulisce la casa. Inviti una ragazza e ti pulisce la casa, cosa vuoi di più? Ah. Amichevole. Chiedi della sua giornata, dai. Ecco, è giocoso il Jonathan, attenzione. Se sei così giocoso, va a allenarti. Ti porta via anche l'immondizia, che donna sposata. Esatto, però è già sposata. È già sposata con il... con Maurizio Albertini, sta qua. Ma che bello, uno parla da sopra la scala e lei da sotto. Fantastico queste cose. Eccoli qua. Clevite gaunim. Grinoi bars pelka pinar. Risala kumbar. Pardu skins the plosh. Zplume. Exi. Ruscan Lagor. Proviamoci, dai. Proviamo. Flirta. Ho fatto flirta. L'ha rifiutato. Tranquilli, la risolviamo. No, non ne parla più. Boh. Colpa tua, Alex. Mi hai rovinato il rapporto. Cavolo, ha rovinato il rapporto di sti qua. Cavolo. Vedi? È finita fra loro. Abbiamo ancora una speranza, ragazzi. E Taribo, no, Taribo non ha nulla di che non va. Taribo è un grande, ragazzi. Oh, andiamo a mangiare gli scarti di quello che ha mangiato l'altro, veramente. Cioè, se poi ci prepara pure la cena, ragazzi, veramente lo sposiamo sta qua. Suona la chitarra. La suona anche male. Voglio vedere come fa a dormire con una che ti suona la chitarra qua, però. Voglio provare a vedere, ragazzi. Piange, senti che piange. Sta piangendo. Questo qua invece è felice. Campetone.
È la persona più felice del mondo. E ora si prepara da mangiare. Cuciniamo maccheroni a formaggio per tutta la famiglia, ok. Guardate che bravo, cara. Lei è già lì che vuole da mangiare. Andiamo in depressione. Esatto, Enrico, esatto, esatto. È proprio così. Yanibi Yanka. Zilnoi. Snabi Kobi. Zerf. Ristala Kumbar. Hardu. Visto che va bene così, sta mangiando. E gli piace, non deve essere neanche un pessimo cibo. È un sim attivo, vuole fare esercizio fisico. Facciamoglielo fare allora esercizio fisico, toh. Contento lui, contento io, no? Però prima è passato al bagno, quindi mettiamo il bagno. E poi lo mandiamo ad allenarsi, ecco fatto. Grande vampetone. Questi qua dormono, questi sono stanchi. Ciao Francescuto, benvenuto! Sta facendo una famiglia di fratelli calciatori. Una famiglia di fratelli calciatori che si chiamano Vampeta, Taribo e Johnny, Divino Johnny. Ok. E stiamo provando, ma sta andando tutto male a loro. Sta andando malissimo questa azione, perché non riescono ad avere successo con le ragazze, non riescono ad avere successo sul lavoro, sono solo dei portacque. Insomma, devono allenarsi. Vampeta adesso va a allenarsi. Fatelo lì. Eccolo qua che si allena. Stiamo parlando del secondo giorno, è iniziata oggi la missione. Come stai, Francescuto? Spero bene, spero bene. Bellissima giornata, eh. Ok, Taribo se la fa addosso, deve andare in bagno. Andiamo, si pisce addosso e non ce la fa più. Taribo, va in bagno, Taribo, sopravvivi, dai. Ce la può fare, eccolo, eccolo. Era in crisi, ragazzi, era in crisi. Quando scappa la pisciarella, ok. Lo mandiamo ad allenarsi. No, deve mangiare, Taribo deve mangiare. Attenzione, se non mangia... Si sente male, poi sta male. No, ragazzi. Taribo deve mangiare. Abbiamo messo maccheroni a formaggio. Ok. Mentre il nostro Vampeta sta facendo il lavoro quotidiano. Allenati. Ecco qua. Fatto il 25%. Vediamo cosa vuole far Taribo. Taribo vuole farsi una doccia. Farsi una doccia. Cioè, Taribo mi dice, io voglio farmi una doccia. Cavolo. Però prima mangia, dai. Siamo alle 3 di notte, fra l'altro. 3 di notte. E lui gli mangia addosso. Ma Johnny sta ancora dormendo. Mannaggia, sto uomo non ha la minima resistenza. Mamma mia che mangiata, lo so. È la cena. La cena che dura 3 ore, sto gioco, ma ce l'ho ancora. Dai che ha fame. Poverino, non possiamo lasciare Taribo denutrito, dai. Oh, Vampeta ha finito. Vampeta forse ha finito l'allenamento. Fa vedere se ha finito. Ma va, solo 50%. Deve andare oltre. Ma non puoi parlare mentre ti alleni? Ah, bello. Ha buttato giù questo. Ma ripulisci sto piatto. Che roba assurda. Taribone. Mitico Taribo, ragazzi. Taribo è un fenomeno. Diventerà uno sportivo doc. Però adesso è disperato, non si diverte. Allora facciamo fare una doccia per la tensione. Colpa della tensione. Adesso gli passa, eh. Guardate che roba. Sì, sporco doccia. Ma Johnny sta ancora dormendo. È una cosa indecente quest'uomo. È una cosa indecente. È ancora lì che dorme. Livello 3. Vampeta forma fisica buona, eh. Si sta facendo i muscoli. Beh, se le dai i muscoli. Guardate che petto in fuori, pancia in dentro. Taribo manda la caccia. Sì, Taribo deve andare a divertirsi, ragazzi. Senti qua. Taribo, buono. Alle 4 di notte non incontri nessuno, però. Vediamo un po'. Vedi che non c'è nessuno per strada.
Anche Vampeta, Vampeta. Taribo, guarda, deve ancora allenarsi, altrimenti non sale di livello. Altrimenti non sale. Taribo, se lo mandiamo ad allenarsi. No, mi è caduto Vampeta! Mi è caduto Vampeta! Si è caduto, si è fatto male! No, Vampeta, cosa mi fai? Vampeta, cosa mi fai? Devi guardare il marciapiede. Il marciapiede lo sto guardando, ma non vedi che non c'è nessuno? Sì, c'è una persona, no? Vampeta lo mandiamo, appena finisce l'allenamento lo mandiamo a divertirsi con Statizia. Guarda, chi è? Chi sei te? Simona De Angelis adulta, wow! Dai che ce l'abbiamo quasi fatta. Siamo al 100%? Completato, benissimo, possiamo mandarlo. Vai dalla Simona De Angelis, dai, dai. Andiamo. Eccolo qua. Ah, Yanavi! Fuori forma. Wallachoi! Gorsha Tabar! Chiedi della carriera, cosa fai nella Bobby vita? Frenoy! Siamo uno di un anno, è Bonnie vero. Scolange! Muchi Peachy! Muci Go Pici? Ange! Scilla! Villabok? Fillebok? Ah, Conqueror! Racconta una barzetta sugli ingegneri. Hana! È mixologa presso il velluto blu, wow! Ma questi vanno d'accordo, ragazzi, abbiamo trovato la fidanzata per Vampeta, dai. Sombra, Bonkaru, Kanoemis. Abbiamo trovato la ragazza per Vampetona. Sta facendo fatica, Taribo, fate come suda. Hashtag, le sudate del Taribone. Johnny sta ancora dormendo perché non ce la fa più. Estroversa, buono. Dobbiamo conquistarla, discute gli interessi. No, arriva il taribone a fregarci la ragazza, attenzione. Attenzione. Su. Ehi, che c'è? Ho visto una ragazza, boh, ci parlo io. Mi ha detto ragazzi di Lise, taribone, so, taribone, ha fiutato, fiutato. Sapete come sono fatti i calciatori, ragazzi? Taribone. Lo mandiamo. Io so cosa fa fare Taribo, ragazzi. Ah, ciao, ciao. Fai fare jogging, ok. Li freghiamo tutti, ok. Così è rimasta. Rallenta. Ma sapete che sta funzionando stavolta? Ha trovato una per lui. Conversazione piacevole, conoscenti, non sono ancora amici. Conversazione profonda, ragazzi. Attenzione, possiamo fare una cosa. Così diventano amici. Abbraccia! Ragazzi, possiamo farli abbracciare, attenzione. Dai, 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 che diventano amici. Deve proprio andare. No, non ci abbraccia. Ragazzi, in tempi di Covid non ci abbraccia. Dobbiamo andarlo a lavarsi. Devi andarti a lavare. Ma invece di lavarti le mani, ma lavati proprio, eh. Taribone invece fa il giro. E Johnny ha finito di dormire, così può andare a mangiare. Johnny che non si è allenato, sto poveraccio. E anche male i muscoli, anche male i muscoli. Ma è devastato. Sì, la inviteremo quella lì, eh. È devastato, ragazzi, però c'è i muscoli. Vabbè, Johnny deve mangiare. Ma che faccia triste che ho. Sì, Johnny non è granché, non è granché Johnny. Farò uscire altri due. Ma è ora di lavorare, devono andare a lavorare. Che fanno fare uscire, che devono portare l'acqua per lavoro. Metti la palestra, aspetta. Che vi succo nella gente. A fare jogging. Questo passerebbe la vita a fare jogging. Cosa vuole Vampeta? Vampeta vuole salire di livello in forma fisica. Vampeta inizierà a lavorare fra un'ora, non solo lui, tutti e tre vanno a lavorare fra un'ora. Mentre c'è lei, sì. Non posso perché non posso ancora. Lavorano tutti la stessa ora, ma fra un po' per me Taribo lo promuovono. Taribo lo promuovono, è sicuro. Dopo questa qua, guardate, è lavoro eccellente. Vedete, Vampeta è eccellente. Gli altri come sono messi? Eccellente anche lui. Eccellente anche. Buon. 100 ore di promozione, guardate, Taribo sulla chitarra.
Ma che fenomeno, ma che fenomeno. Mi stai dicendo che è teso perché gli fa schifo Terribo che suona male. È disperato. Ma cos'è di disagio? Ah, male i muscoli questo. Attenzione, puzza, puzza, Johnny puzza, deve lavarsi. Facciamo fare la doccia veloce, dai. Andate a lavorare, dai. Ecco, le ore di andare a lavorare. Terribo, basta suonare la chitarra, vai a lavorare. E anche lui, un po' di doccia, poi va a lavorare. Non posso, sono al lavoro, tutti e tre. Non posso, sono tutti e tre allo stesso lavoro. Lo so. Fanno lo stesso lavoro tutti e tre, vanno a portare le bibite, ragazzi. Perciò adesso va tutto veloce e quando torno a casa ci divertiremo un po' col Terribo, anzi col Vampeta. Facciamo subito in vita. In vita, in vita. Invitiamo, com'è che si chiamava? Simona De Angelis? Era lei, vero? È questa qua, sì. La tizia degli anime. Ok, promozione! Vampeta è stato promosso, ragazzi. Sono stati promossi tutti, mi sa. Tutti promossi, Terribo, Vampeta e Johnny. Ragazzi, promozione. Vediamo un po' cosa fanno al suo lavoro. Che figata. Ti dice, promozione, sei... Non si tratta semplicemente... come si dice? Assistente allo spogliatoio. Non si tratta semplicemente di scegliere i sponsor sospensori. Vampeta avrà bisogno di un atteggiamento positivo, di adempiere i propri doveri con competenza. Pensate, credo anche di mantenere pulito lo spogliatoio, fornire asciugamani puliti ai giocatori e organizzare l'attrezzatura della squadra. Quindi ragazzi, non lo fanno ancora giocare, ma pulisce lo spogliatoio. Buono così, siamo tutti contenti. Dai, promozione. Oh, tu guardati la TV, perché è disperato che non vede la TV. No, Vampeta invece, gli ho fatto chiamare la ragazza, ma non me l'ha chiamata. Cioè... mi è venuto il cuore. E Johnny deve lavarsi. Johnny deve lavarsi. Invita Simona, dai. Ma è stanco, Vampeta, non ce la fa più. Ragazzi, il problema è loro che sono troppo stanchi, sono ancora all'inizio del gioco, sono scarsi come statistico. Capisci che non puoi fare tutto quello che vuoi all'inizio del gioco. Simona De Angelis, discuti delle tecniche di fitness, ok. Su, su! Nibahana Ufrim. Ah, so sham. Vapen. You know me. Lab. Che impara a conoscere. È arrivata, sì sì, è arrivata. Tibu Umbik? Ah, Dorna. No, Abin. Jump. È malizioso, mi ha fatto lo scherzo. Non è una bella cosa. Sarfale Buccia. Lanji, Lanji. Sombra, Bunkaru, Kanoi mi senefesh. Deve andare a dormire, mi dice che deve andare a dormire, Vampeta, peccato. Non ce la fa più. Però stanno facendo amicizia, ragazzi. Conoscenti, no, non sono amici. Ecco qua, Vampeta. Johnny, Johnny, ragazzi. Johnny deve preparare da mangiare, questo qua è marcio. È Marcio Santos questo mangiare. Oh, sono tutti stanchi. Sente l'odore puzzolente. La senti questa puzza? Già. Ma è uscito così, è uscito. Ah no, si è vestito, dai. Meno male, si è vestito. Ragazzi, mi ha fatto paura Johnny vestito così. Facciamogliela conoscere anche a lui, dai. Johnny sembra Heisenberg di Breaking Bad. Che bello energico. Johnny è il nostro grande cuoco, servi la cena. Insalata in giardiniero, ok. Ciao, Veppi.
Che poi. Perché non me la fa fare? Ci manca il forno, no? Abbiamo il forno, cosa ne manca? Non capisco, non me la faceva fare, adesso me la fa fare. Invece. Fai cucinare, lo so, altrimenti. Guarda come bravo a cucinare. Oh, ma Taribo è sveglio, ragazzi, si è svegliato Taribo. Attenzione. Si fa la doccia, perché è una persona pulita lui, a differenza di Johnny, che puzza. È arrivata una, lo so, questa qui è la giovane adulta, ragazzi, invita a entrare. Come si chiama? Summer Holiday, perfettamente legale. Okay. Arrivo subito. Ragazzi, è buona sta partita, eh? Però ragazzi io direi che è il momento di staccare per oggi, perché purtroppo sto caldo mi sta dando problemi, ragazzi. È belloccia come cosa, è belloccia.